Nessuna festa ieri per il rientro della manita Atalanta dalla trasferta di Genova. Qui a Bergamo ormai vincere la prassi e si pensa già all'Europa. Ma i tifosi preferirebbero veder cedute le punte di diamante nerazzurre per investire sui lavori dello stadio nuovo oppure mantenere la squadra competitiva in vista dell'Europa e della prossima stagione. Proviamo a chiederglielo. A me dispiace che vadano via perché adesso che si comportano così bene è meglio che stiano lì, però per la società penso che devono anche guadagnare un po' di soldi perché una società così piccola deve avere degli introiti per poter andare avanti. Ma teniamola forte così com'è, perché l'ultima volta che siamo andati in Europa e quando ero su a vederla che c'era Stromberg e così, e ha segnato Oliviero Garlini e poi abbiamo perso 2-1, che strano. È andata proprio male, guarda. Però stavolta che almeno ci siamo, andiamo in Europa, ragazzi. Ma allora, chiaro che in questo momento l'Europa è il sogno di tutti, però credo che la priorità sia da destinare allo stadio, anche perché con lo stadio di proprietà significa poi poter vivere l'Europa nel nostro stadio e nella nostra città. Quindi credo che quella debba essere la priorità. Direi che un'occasione come quella di quest'anno sarà difficile che ricapiti. Una buona formazione che gira mille, direi che possiamo giocarci qualche chance per restare in Europa con la squadra che abbiamo. Sarebbe stupido vendere tutta la squadra per comprare, per avere soldi per costruire uno stadio nuovo. La soluzione sarebbe trovare una persona con tanti soldi che aiuti il presidente, perché vendere non va bene, spendere soldi per niente non va bene, trovare uno che investe va bene. Tenere tutto, tenere i giocatori, andare avanti così e vincere la Champions, poi arrivare a vincere la Champions. Sarebbe bello poter fare una bella figura in Europa e andare avanti magari di qualche turno, anche se però molto probabilmente qualcuno verrà ceduto, ogni anno sarà così.